Bene ragazzi, sono Fede del Lab. Oggi parliamo di Naruto e parliamo di una top 10 particolare, perché andiamo a cercare, a spulciare le 10 cose della vita vera che hanno ispirato l'autore di Naruto a scrivere l'incredibile Naruto. Il Susanoo degli Uchiha è ispirato alla figura della mitologia giapponese del dio delle tempeste e dei mari, che si chiama appunto Susanoo, bandito dal paradiso dal dio creatore Izanagi. Purtroppo poche vere tecniche sono state ispirate dai ninja giapponesi reali in Naruto. La Suiton no Jutsu, Katon no Jutsu, Doton no Jutsu e Mokuton no Jutsu. In queste tecniche varie sono comprese quelle nascondersi all'interno dei cespugli, appiattirsi oppure rendersi comunque sia a palletta in modo da sembrare una roccia con i vestiti adatti, fuoco e luci forti come distrazione, nascondersi sott'acqua e respirare con la cannuccetta per non far vedere la propria presenza. Il ristorante di ramen in cui spesso troviamo Naruto intento a mangiare esiste davvero, vicino all'università di Kishimoto. Le tecniche e sculture di Deidara, noto per le sue creazioni con l'argilla esplosiva, sono ispirate all'artista giapponese Taro Okamoto. Lo Shinigami dello Shigifujin è ispirato specificatamente al demone Annaya, chiamato così dalla maschera Annaya usato nel rituale Kagura degli altari shintoisti. La maschera poi in sé fu chiamata così perché voleva dire saggezza. La tecnica usata spesso da Sasuke attraverso lo Sharingan ipnotico, ovvero l'Amaterasu, è nella mitologia giapponese la sorella di Susanoo, che effettivamente è un'altra tecnica di Sasuke. Kaguya Otsutsuki, l'antagonista finale del manga e dell'anime, è stata ispirata dalla fiaba La storia del tagliatore di bambù. Il nome della madre di Naruto, Kushina, è stato ispirato dalla figura mitologica di Kushinada Hime, moglie di Susanoo. I tre ninja leggendari sono stati presi da una storia chiamata I tre leggendari. I tre ninja, infatti, da cui ricordiamo Jiraiya, il maestro di Naruto, e del padre Minato, sono presi da una storia della mitologia giapponese chiamata I leggendari tre. La montagna degli Hokage è stata presa di ispirazione dal monte Rushmore negli Stati Uniti, quello che effettivamente raffigura quattro presidenti, e quello in Naruto raffigura gli Hokage. Se questo video ti è piaciuto, ti ha ispirato a fare un fumetto, metti mi piace, iscriviti al canale e commenta. Ci sono altre cose che secondo te sono state tratte dalla vita vera, che hanno ispirato l'autore di Naruto? Faccelo sapere nei commenti, siamo sempre curiosissimi di vedere le vostre opinioni. Opinioni. Opinione. Da Fede è tutto, stay lab, al prossimo video!